Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza con 15 voti favorevoli e 3 astensioni, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Fiorini, il rendiconto dell'Assemblea Legislativa per l'esercizio finanziario 2018. Vediamo. Illustrando il documento, il presidente della prima commissione Andrea Smacchi ha spiegato che il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è stato raggiunto attraverso una gestione del bilancio caratterizzata dal principio di prudenza e responsabilità. Il bilancio dell'Assemblea Legislativa per l'esercizio finanziario 2018 si chiude con un risultato di amministrazione positivo di 7.058.000 euro. Sancita la soppressione del Fondo di Previdenza e Solidarietà dei Consiglieri, conseguentemente la corresponsione dei vitalizi, nonché in generale tutte le spese e le funzioni del Fondo di Previdenza, sono poste a carico dei rispettivi capitoli del bilancio dell'Assemblea. Ciò ha comportato un notevole snellimento e semplificazione di tutte le procedure. La legge 3, riduzione temporanea dell'assegno vitalizio, ha ridotto le annualità 2018, 19 e 20 rispettivamente di 150.000, 300.000 e ancora 300.000 euro i trasferimenti di fondi regionali all'Assemblea. Le uscite sono principalmente inerenti servizi istituzionali che rientrano nelle competenze specifiche dell'ente e considerate obbligatorie per legge, indennità agli amministratori, assegni vitalizi, contributi ai gruppi, stipendi e oneri per il personale, spese di acquisto di beni e servizi. Il rendiconto invece della Regione Umbria per il 2018 è stato segnato dalle misure di contenimento della spesa pubblica, con ulteriori tagli alle risorse regionali, con un contributo alla manovra di 45 milioni di euro. Il Fondo Nazionale Trasporti è stato ridotto, costringendo la Regione a integrarlo con 5 milioni di euro. Il bilancio della sanità è in equilibrio, è stato rispettato il pareggio di bilancio, si riscontra un elevato grado di capacità di incasso delle entrate e di contrasto all'evasione fiscale. I tempi di pagamento per acquisto di beni e servizi sono stati rispettati. Gli accantonamenti hanno raggiunto i 118 milioni. L'Umbria si è confermata nel 2018 tra le regioni benchmark in sanità, settore a cui viene destinato il 71% del bilancio, che ammonta complessivamente a 3 miliardi di euro. Tempo di bilanci illustrato in prima commissione. L'assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria per il triennio 2019-2021. Approdano in prima commissione gli assestamenti al bilancio dell'Assemblea Legislativa e della Regione Umbria, atti che l'Aula di Palazzo Cesaroni approverà nella seduta già prevista per martedì 30 luglio. L'assestamento del bilancio dell'Assemblea evidenzia che verrà applicato al bilancio 2019 una parte dell'avanzo di amministrazione di 2.052.000 euro per coprire alcune voci di spesa come indennità di fine mandato del Presidente della Giunta, controversia su Palazzo Monaldi, trattamenti di fine rapporto per il personale dei gruppi, alimentazione del fondo rischi. E ancora trasferimento al bilancio di una quota dell'avanzo di amministrazione, manutenzione straordinaria della sede di Palazzo Cesaroni, fondi Agicom da trasferire al Corecom dell'Umbria, altri interventi relativi a vari programmi e attività dell'Assemblea Legislativa. Il dibattito che si è sviluppato durante i lavori ha riguardato in gran parte l'opportunità e la possibilità di utilizzare i fondi risparmiati dai gruppi consiliari per iniziative specifiche di cui andrebbero individuate le finalità. Il Presidente della Giunta, Fabio Paparelli, ha in seguito introdotto l'assestamento della Regione Umbria, evidenziando che esso prevede interventi per circa 8 milioni di euro all'anno nel trimestre. La manovra mette a disposizione risorse provenienti dal recupero di accise sul gas, da risparmi sugli oneri dei mutui e da riduzione di spesa per salvaguardare comparti fondamentali e finanziare interventi obbligatori ed urgenti. Tra questi, la copertura delle spese per le prossime elezioni regionali, il riallineamento della parte accessoria dello stipendio del personale delle province passato alla Regione, la copertura delle spese connesse all'accertamento e all'emissione di ruoli, il funzionamento dell'ufficio speciale per la ricostruzione, le spese di pronto intervento della protezione civile, la copertura del maggior fabbisogno del trasporto pubblico locale, l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e il cofinanziamento regionale al sistema degli asili. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha preso atto della relazione sull'attuazione della legge che riguarda la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale.
Nel report sulla valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale viene spiegato che è stato fatto un censimento importante sui siti di archeologia industriale umbri e non solo su quelli più grandi e visibili come Terni e Foligno, ma anche sulle preziose risorse costituite dai mulini per il loro valore storico e la loro importanza anche ai fini della valorizzazione dei centri storici come a Bevagna. Tutte le attività dismesse hanno un valore storico come impianti o come organizzazioni produttive. Oltre agli elenchi c'è la mappatura dei musei umbri con materiali che sono sia di proprietà pubblica che di privati, al lavoro di catalogazione coordinato dal professor Renato Corvino dell'Università di Perugia e per conto dell'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, devono seguire il recupero, la promozione e la valorizzazione dei siti e dei materiali anche con un'adeguata segnaletica stradale, andando a incidere sia sul turismo che sullo sviluppo economico. Servono dei progetti da finanziare con fondi europei per valorizzare singole iniziative su obiettivi simbolo dei territori. In aula la presa d'atto anche della relazione sulle attività svolte dal garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Le principali criticità riscontrate dal garante delle persone sottoposte a misure restrittive, Stefano Anastasia, sono la crescita della demografia penitenziaria abbinata alla scarsità delle risorse pubbliche disponibili, condizioni di vita e di salute dei detenuti contrassegnate dalla difficoltà di accedere alle visite specialistiche e agli esami diagnostici, la riorganizzazione delle articolazioni periferiche del Ministero della Giustizia, che ha portato a un unico provveditorato fra Umbria e Toscana, con molti trasferimenti nelle carceri umbre di detenuti che hanno generato problemi di gestione psichiatrica o disciplinare negli istituti di prima assegnazione. Al 31 marzo 2019 nelle carceri umbre si trovavano 1.434 detenuti a fronte dei 1.329 posti regolamentari. La presenza di stranieri nelle carceri della regione ammonta al 40,8% a fronte del dato nazionale del 34%, ma nel carcere perugino di Capanne il 68% non sono italiani. Sopra la media nazionale anche la presenza di condannati definitivi, 77%. L'Umbria ha la massima concentrazione a livello nazionale di detenzioni lunghe e il più alto numero di 41 bis sul territorio italiano. Il 16% dei detenuti sconta pene da 0 a 1 anno, un dato che, nella riflessione del garante, dovrebbe spingere a optare per misure alternative al carcere, onde evitare il sovraffollamento. Carla Casciari ha riferito all'Assemblea legislativa sulla relazione relativa al primo anno di applicazione della legge regionale 14 del 2016, norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini. Il servizio. Il report è stato illustrato ai consiglieri regionali da Carla Casciari del Partito Democratico, che ha sottolineato come la norma sia una legge quadro di principi che devono riscontrarsi poi trasversalmente in tutte le politiche regionali. Questo nella consapevolezza che le politiche pubbliche non sono neutrali rispetto al genere, ma assumono effetti e conseguenze differenziate a secondo che il cittadino sia uomo o donna. Casciari ha spiegato che in Umbria i dati dei centri antiviolenza e del telefono donna evidenziano come il fenomeno della violenza sulle donne sia diffuso e in larga parte sommerso. Nell'89% dei casi si tratta di violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica nel proprio contesto familiare, senza distinzione di classe sociale né di età. Ogni genere di violenza e maltrattamento ha dei costi sociali e sanitari molto alti. Una donna abusata, infatti, rischia di scivolare in un vortice di difficoltà e disagio, non solo fisico ma anche psicologico. Nel programma regionale antiviolenza 2017 sono state impiegate risorse per 1 milione di euro, di cui 462.000 di fondi nazionali e 566.000 regionali. Dal 2014, quindi da 2 anni prima che entrasse in vigore la legge, sono attivi in Umbria 2 centri antiviolenza di tipo residenziale operanti H24, 7 giorni su 7, uno a Perugia e uno a Terni, un centro antiviolenza a Orvieto, inaugurati da poco fino al 2018, quelli di Spoleto e di Narni, 2 case rifugio, una per provincia, 2 case
fase di semi-autonomia, una per provincia. I dati forniti riferiscono che nel 2017 ci sono stati 930 accessi ai servizi, di cui la maggior parte avvenuti tramite contatto telefonico per posta elettronica. I centri hanno in carico 611 donne, di cui 340 come nuove prese in carico nel corso dell'anno, mentre 135 sono straniere. Non risulta ancora costituito l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne e nemmeno l'Osservatorio regionale sul welfare aziendale. Nell'ambito delle opportunità di impresa e di occupazione, solo l'1,5% delle imprese che ha presentato domanda possiede il requisito di prevalente conduzione femminile. L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha preso atto del report depositato dal presidente Silvano Rometti sull'attività svolta dalla Commissione per le riforme regolamentari e statutarie, i cui lavori si sono interrotti con lo scioglimento dell'Assemblea legislativa. Un primo pacchetto di riforme che mirava ad attribuire all'Assemblea un rilievo maggiore rispetto alle funzioni legislative e di indirizzo e controllo, con nuove disposizioni circa le commissioni d'inchiesta e la disciplina dei gruppi consiliari, è stato approvato dall'Aula ma soltanto in prima lettura ed è dunque destinato a decadere con la fine della legislatura attuale. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha preso atto della relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta analisi e studi su criminalità organizzata, infiltrazioni mafiose, tossicodipendenze, sicurezza e qualità della vita, illustrata dal presidente Giacomo Leonelli, il quale ha evidenziato gli obiettivi raggiunti e quelli rimasti incompiuti per lo scioglimento anticipato della stessa Commissione. Leonelli ha sottolineato la predisposizione della proposta di legge di iniziativa della stessa Commissione, che mira ad apportare sostanziali modifiche e integrazioni alla legge 16 ed ha trovato ampio consenso, ha detto Leonelli. Ha creato le basi per una normativa antimafia aggiornata ed efficace che affronta anche nuovi settori di intervento e verifica della legalità. Potrebbe essere, ha aggiunto Leonelli, il primo atto approvato della nuova Assemblea legislativa, visto che sarebbe un errore ripartire da zero. La Presidente dell'Assemblea, Donatella Porzi, ha informato l'Aula che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di concedere al gruppo di lavoro dell'Osservatorio regionale sulle infiltrazioni mafiose e l'illegalità, che ha affiancato la Commissione, di usufruire delle strutture regionali per gli impegni già programmati. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo, TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.